tipo. introduce alcuni temi, poi tanto un po' li registriamo, poi non so, tra l'altro, che verranno resi noti anche poi in seguito quando ci saranno vari passaggi. Quindi io, Stefano, ti lascerei la parola. Allora, grazie infinite Bruno, ringrazio tutti quanti, ringrazio chi mi sta ascoltando, ringrazio l'assessore Leotti, il collega Leotti che mi ha lasciato, Bruno Leotti che mi ha lasciato la parola in questa serata così importante. Sarò, ripeto, molto rapido perché purtroppo alle 9 ho un webinar, no, purtroppo insomma è il mio lavoro, ho un webinar di aggiornamento per cui non posso ritardare anche perché il tema è il decreto sostegni che mi affatica sotto tante vesti, diciamo. E veniamo a noi. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Stefano Ferri, assessore a bilancio, tributi, spot e salute del Comune di Montecchio Emilia. Visto che la serata è una serata dedicata ai commercianti, io parlerò di tutto ciò che riguarda. Tutto insomma, però qualche minuto di esposizione di quella che è la nostra linea, almeno per quello che finora è possibile, diciamo, delineare in materia di tributi sul commercio. Allora, partiamo da un primo passo. Voi avete visto, meglio, stiamo vedendo, perché il decreto ristori purtroppo è proprio di qualche giorno fa, anzi, a onor del vero, mancano ancora tutti i decreti attuativi e c'è solo il bollinato, e ci sono solo le prime stesure, i primissimi commenti. Comunque, avete visto che si è confermato quanto anticipato. La ex COSAP, anzi, la ex all'inizio TOSAP, poi COSAP, essendo diventato un canone, oggi canone unico, perché dal 1 gennaio non si chiama più COSAP, ma si chiama canone unico, è stata sospesa fino al 30 giugno. È stata sospesa fino al 30 giugno, c'è un'esenzione dalla tassa di occupazione del suolo pubblico dal 1 gennaio al 30 giugno per gli ristoratori ed esercizi commerciali. Aspettiamo, ripeto, i chiarimenti e le conferme ministeriali, ma ormai la cosa sembra abbastanza definita. Ripeto, per ristoratori ed esercizi commerciali un'esenzione dall'imposta dal canone unico sulla tassa occupazione del suolo pubblico fino al 30 giugno di quest'anno. E per quanto riguarda invece il discorso tecnico dell'iter semplificato, addirittura si parla che possa procedere fino a dicembre, per cui sotto il profilo burocratico le agevolazioni hanno un respiro ancora più ampio. Questo però, ripeto, è un intervento a livello nazionale, su questo non mi soffermo, anche perché vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, comunque qualcosa che sfugge al nostro operato. E devo dire già la nostra giunta, e qua presente il collega Bruno che mi può testimoniare, avevamo già affrontato il problema dell'ex COSAP, chiamiamola così ancora, un canone unico, perché un intervento del genere, se non fosse arrivato dallo Stato, avevamo in animo, come abbiamo fatto l'anno scorso, di effettuarlo noi, se ce lo farà lo Stato. Tanto meno. Primo tema è quello. Secondo tema, Tari, che è poi il piatto forte in sostanza. Voi sapete che da quest'anno si dovrà applicare la disciplina europea dei rifiuti, decreto legislativo 116 del 2020. Non vi sto a parlare a lungo perché non è questo l'argomento, poi perché è molto tecnico e magari facciamo una serata ad hoc. E quello che è importante è che la delibera per le tariffe della Tari è stata spostata al 30 giugno. In un primo tempo si era detto 30 settembre, il primo bollinato c'era 30 settembre, però alla fine è stato 30 giugno. E questo è un aspetto molto importante perché ci permette di elaborare le nostre strategie in consapevolezza di una variabile che oggi non avremmo, che sarebbe l'avanzo libero che abbiamo, perché voi sapete che siamo in fase di, anzi ve lo dico io, per me è una cosa ovvia perché ci sto lavorando da 2 mesi, ma per voi No, ovviamente non no, penso di per provare. voi ovviamente no. Guarda, sono E stato. Scusa. Scusate, prego prego. per il microfono, chi non sta parlando. Va bene. No, dicevo, ovviamente no, avremo la conoscenza di quello che è l'avanzo libero e avremo l'esatta misura delle risorse che potremo stanziare negli eventuali interventi in materia di Tari. Per cui il discorso della delibera delle tariffe Tari è stata prorogata al 30 giugno. Questo è un ottimo aiuto per poter avere poi il tempo giusto per poter fare le dovute verifiche, le Sì, dovute hanno attivato il telefono, valutazioni. però io Ferruccio, devi chiudere il microfono. Per ora però abbiamo una buona notizia da dare che è questa. E
E questa possiamo già darla. Voi sapete che con riferimento alle tariffe della TARI del 2020, del 2019 applicate al 2020 avevano portato delle diseconomie, questo a livello proprio di tutti, insomma. E queste diseconomie che diciamo, in questo momento così delicato avrebbero potuto costituire un ulteriore onere che noi assolutamente non vogliamo a carico dei cittadini, abbiamo fatto un'iniziativa che già la posso rendere ufficiale perché è già stata condivisa dalla Giunta e abbiamo già le risorse. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo il Comune, e stante appunto un momento particolarmente delicato, si farà carico di queste diseconomie e mantenendo le tariffe Tari ferme. Vi comunico che non è un sacrificio da poco perché ci è costato 82.000 euro, questo ve lo dico perché, però purtroppo a causa delle diseconomie sulle tariffe 2019 Tari avremmo dovuto rovesciare sull'utenza, in particolare sull'utenza commerciale, un maggior onere per questo, diciamo, pregresso. E a noi sembrava, e su questo siamo stati tutti assolutamente d'accordo, che non fosse questo il momento per una manovra di questo tipo. Per cui già un primo risultato lo portiamo questa sera, non l'avevamo detto ancora a nessuno, lo rendiamo noto questa sera per la prima volta, abbiamo già le risorse, abbiamo già le delibere, abbiamo già fatto tutti gli atti necessari, ci faremo carico con risorse nostre in parte corrente di queste diseconomie 2019 della Tari, che non è una cosa nostra, è una cosa che viene da IRE, ne sia ben chiaro, così facendo, garantendo quantomeno non aumento in un anno così difficile. Poi, ripeto, un po' con questa proroga che abbiamo avuto, un po' speriamo che ci venga anche riconosciuta qualche ulteriore risorsa dallo Stato, presenteremo, almeno auspico che presenteremo, un piano Tari che verrà apprezzato dai commercianti. Ecco, io qua chiudo il mio intervento e vado ad ascoltarmi il decreto sostegni sperando di trovare qualcosa di positivo per tutti i commercianti di Montecchio Emilia. Sarà nostro compito, ove possibile, riportare qualunque beneficio che otteniamo sulle tariffe. Intanto stasera abbiamo già dato due buone notizie, il fatto che le diseconomie ce ne siamo fatti carico noi e il fatto che questa volta, questa seconda buona notizia è per, diciamo così, per effetto di un intervento ministeriale, la COSAP, meglio il canone unico per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico, dalla COSAP verranno esentati i ristoratori e gli esercizi commerciali in genere. Io auguro buon lavoro e buona serata a tutti, il tema è di grande interesse, mi dispiace di non poter partecipare, ma sicuramente domani chiedo a Marco Tani, sempre bravissimo con le sue tecnologie, se mi farà avere poi quando ci vediamo la registrazione, perché indubbiamente Meet & Shop è un prodotto e qua devo ringraziare veramente il dottor Giaroni e il collega Bruno Leotti, secondo me è un prodotto che veramente ci consentirà di fornire un valido ausilio in un momento così delicato. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Grazie, buonasera. Bene, allora io, visto che poi Cristiano Giaroni ha un po' problemi anche di tempo, faccio perdere proprio 2 minuti, poi dopo invece mi prenderò alla fine invece un po' più di spazio per darvi alcune, spero, buone notizie anche anch'io, visto che Ferri ha già dato qualche anticipazione per quello che riguarda la Tari e la COSAP, io invece parlerò di altre iniziative. Volevo però, ecco, semplicemente dire questo. Allora, siamo partiti, è stata una partenza anche un po' più a rilento, speravamo di essere pronti già per Natale, ma sarebbe stato assolutamente impossibile. Al momento abbiamo circa un 25 negozi che hanno partecipato e hanno aderito anche già un 7-8 società, associazioni di volontariato e comunque diciamo associazioni che operano sul territorio. Perché? Perché il discorso è questo: noi dobbiamo fare in modo, ed è questo l'obiettivo che ci dovremo dare da qui ai prossimi mesi, in modo abbastanza pesante, poi le iniziative di cui vi parlerò alla fine vanno anche in questo senso qua. Dobbiamo cercare proprio di fare in modo che la piattaforma diventi comune per i nostri gli abitanti, per i nostri cittadini, i nostri concittadini. Se noi riusciamo a fare in modo, buonasera, ben arrivato, se noi riusciamo a fare in modo che i nostri cittadini si abituino a usare o attraverso il web o attraverso discorsi tipo, scusate, approfitto per fare entrare altra gente,
Quindi se noi riusciamo attraverso i vari strumenti che abbiamo, quindi che sia il browser, che sia l'iPad, che sia un computer, a fare in modo che la gente si abitui ad utilizzare la piattaforma perché lì trova le notizie, tutto quello che cerca, è un modo per fare poi riuscire a dare anche ai vostri negozi la possibilità di mettersi in mostra. Mettersi in mostra cosa significa? Far vedere che c'è un qualcosa che si propone. Abbiamo visto che si stanno muovendo in tanti, la nostra iniziativa, che siamo stati onestamente tra i primi a credere in questa cosa, adesso ci stanno seguendo altri, quindi è importante proprio perché siamo stati anche i primi a fare in modo che sia un'iniziativa che prenda piede. È un po' il futuro cosiddetto del commercio di vicinato, che va un po' a fare in modo di creare quello che i centri commerciali anni fa hanno creato. Qui c'è l'amico Marco, che è più esperto di questo mestiere, che potrebbe intrattenere meglio, sicuramente meglio di me. Ma il concetto qual è? Se voi guardate il centro commerciale, nel centro commerciale c'è l'alimentare di casa, no? Che in qualche modo attira le persone, e poi c'è tutto un insieme di negozi che in qualche modo gravitano intorno a quello che è il centro commerciale. Ecco, la piattaforma vuole essere un pochino questo, cioè creare attraverso la piazza un movimento che gira intorno a questa piazza, e quindi poi porta le persone a venire nei negozi, ad acquistare, a conoscere i prodotti. Attraverso che cosa? Una cosa che Amazon non potrà mai fare, che è il rapporto umano. È il rapporto diretto, la conoscenza, il fatto della comodità, il fatto di poter avere comunque un dialogo con quello che è diciamo, la nostra controparte, che in questo caso è il negozio. Allora, io farei in questo modo, se Cristiano è d'accordo. Lascerei a lui la parola, perché gli ho chiesto sostanzialmente di fare che cosa? Farvi vedere le ultime due cose che diciamo servono per far partire dal punto di vista dell'esercizio del negozio l'attività vera e propria, che significa da un lato il discorso di come inserire un prodotto, come gestire i prodotti, e dall'altra parte come proprio configurare la vostra vetrina, il vostro negozio, perché diventi anche una piattaforma di e-commerce. E-commerce in un senso lato, nel senso che non è tanto l'obiettivo di fare concorrenza ad Amazon, noi pensiamo a un e-commerce che è un arrivare a casa delle persone. Noi la maggior parte, soprattutto anche in queste situazioni, ma la gente si sta abituando con la gente che gli arriva a casa. Poi vedremo, potremo mettere in piedi anche soluzioni che stanno nascendo anche in località un po' più grosse di noi, dove di fatto si crea una piccola Amazon con dei giovani che portano a casa per conto dei negozi le cose. Ma queste, diciamo, sono le cose che potranno nascere se noi ci crediamo, se crediamo che questa iniziativa possa diventare uno strumento efficace. Quindi, l'ultima cosa che volevo dire è questa. Il sistema ha al suo interno un discorso che si chiama chat. Di fatto chat è una specie di WhatsApp, tanto per intenderci, inutile che ci raccontiamo di voler dire chissà che cosa. Ecco, però è importante che noi come esercizi, cioè voi, perché in realtà siete voi gli esercizi, non io, ci abituiamo a tenere monitorato questo, perché piuttosto non lo attiviamo. Nel senso che è importante, attraverso questo canale, vi chiederà le cose. Io ho già visto, alcuni l'hanno già fatto, probabilmente pensando che fosse attivo, in realtà non l'abbiamo ancora attivato, ma vi chiederanno appuntamenti, informazioni, vi chiederanno la possibilità eventualmente anche di poter fare delle consegne. Chiaramente se avete dato questo tipo di disponibilità, ecco, più cose noi forniamo, più le persone arriveranno a noi. È chiaro che possiamo utilizzarla anche come una semplice vetrina. Semplice vetrina vuol dire mettere in vetrina i propri prodotti. Parlavo con Ferruccio, che non so se è ancora in linea, perché ormai siete un po' spezzettati, sì, lo vedo, e mi diceva effettivamente è più facile vendere quando io metto su una vetrina come Facebook o comunque
in una vetrina digitale un mio prodotto che non la vetrina che faccio nel mio negozio, perché la gente passa e se ne va, mentre invece attraverso i social, attraverso questi canali, la gente è più abituata a guardare. Quindi è importante che noi partiamo dal primo step, che è mettere la nostra vetrina e mettere i nostri prodotti. Prodotti di tutti i generi, attenzione, non stiamo parlando della vetrina di scarpe o di abbigliamento, ma c'è di tutto, dalla ristorazione all'artigiano, a chi vende prodotti dell'agricoltura. Quindi ci sta di tutto, perché ognuno ha qualcosa da offrire, e dall'altra parte abbiamo un potenziale di 10.000 persone, che sono i nostri cittadini, ma non solo, vedrete che poi avremo un bacino che tenderà ad allargarsi in questo senso, quindi avremo potenzialmente 15-20.000 persone che teoricamente possono venire nella nostra, attraverso la nostra vetrina, a conoscerci e ad acquistare da noi, che è un po' l'obiettivo che ci vogliamo dare, perché lo stiamo facendo per fare in modo di trovare un sistema che ci aiuti a avere un rapporto con i clienti, quindi arrivare a vendere. Se non riusciamo a vendere, l'obiettivo non è centrato. Io mi fermo un attimo, lascerei la parola a Cristiano che mi spiega un po' questi ultimi aspetti, che forse sono i dettagli un po' più anche gestionali della piattaforma, poi mi riservo alla fine invece di parlarvi di tre iniziative concrete che vorrei mettere in piedi, che andranno proprio ad aiutare questa promozione, questo lancio della piattaforma. Cristiano, io lascio a te, vedi tu se devi proiettare qualcosa, ti lascio la parola. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per essere presenti. Io spenderei questi primi 5 minuti, visto che abbiamo in linea anche Marco Bertolini, che è responsabile dell'area marketing del nostro gruppo, della nostra società, e abbiamo anche il nostro, diciamo, un collaboratore che si occupa, è un pubblicitario che da anni ci aiuta in questo genere di attività, e lo presento, si chiama Alberto Grossi, e proprio oggi pomeriggio abbiamo pianificato una serie di iniziative proprio atte a sviluppare questo progetto a cui teniamo tantissimo, e quindi io innanzitutto vorrei farvi fare una piccola introduzione da parte loro. Colgo l'occasione per dire che Bruno, parlando del discorso di Amazon, ha praticamente anticipato alcune considerazioni. Come al solito Bruno dimostra di essere illuminato, mettiamola così. Comunque io vi farò una breve spiegazione di quello che poi di fatto voi avete già, perché vi è stato inviato un manuale con una serie di istruzioni. Noi stiamo cercando di lavorare, perché per noi era una cosa già, diciamo, attesa, il fatto che una volta che saremmo andati online avremmo avuto un po' di tempo necessario per partire, e la cosa fondamentale è che siamo uniti soprattutto noi primi per riuscire a costruire quel meccanismo che una volta oliato ci permetterà di crescere magari in modo molto più veloce. Quindi questi sono passaggi fondamentali, la nostra disponibilità c'è, e adesso Marco insieme ad Alberto vi parleranno di una serie di iniziative che siamo in procinto di attivare proprio come Lens Solution, insieme ovviamente al Comune di Montecchio, per creare maggior impulso su questo progetto, che secondo noi, secondo diciamo l'idea che abbiamo, è un progetto innovativo, ma che adesso dobbiamo spingere perché è il momento giusto. Quindi io non so se può prendere la parola Marco oppure Alberto, come si sono accordati loro, però vi prego di ascoltare veramente questi 10 minuti, perché sono molto importanti. Alberto, se parto e poi mi coadio, diciamo. Certo, allora, vai pure Marco. Allora, molto semplicemente, ovviamente come in tutte le fasi di startup di un progetto di questa portata, va assolutamente sostenuto da una fase comunicativa che deve essere efficace sul territorio, ma quando parliamo di fase comunicativa, ovviamente, e capirete il perché adesso, tra poco sto dicendo questo, non può essere solo una fase online, ma deve essere anche una cosiddetta fase offline, cioè una presenza sia sul web che proprio sul territorio vicino ai cittadini. Insieme ad Alberto
abbiamo in questi giorni, in queste settimane in cui Meet & Shop è iniziato, elaborato una strategia per quanto semplice che riteniamo necessaria per far conoscere Meet & Shop. Perché in questo momento cosa succede? Marco, scusa. Sì, Marco, ti interrompo solo un secondo perché vedo che Alessandra ha alzato la mano, non vorrei che fosse un problema tecnico, è alzato per caso, possiamo continuare o ci sono dei problemi? Sentiamo se risponde, se no ti ridò la parola. Scusatemi, no, ho alzato la mano perché ho sentito che, che avete mandato un manuale, ma io questo manuale non l'ho ricevuto. Alessandra, se ha da scrivere, le lascio la mia mail, se lei mi scrive domattina glielo invio con anche una piccola guida per resettare la sua password, perché 3 settimane fa vi abbiamo, forse è finita nello spam, capita? Può darsi una mail in cui vi davamo, consegnavamo ufficialmente i vostri account e vi davamo il manuale per così dire, per settare correttamente il negozio alla vendita, ma anche un piccolo video per resettare la password. Però se vi lascio la mia mail, che è marco.bertolini@lensolution.it. Bertolini? Sì, Bertolini. Bertolini, sì. @lensolution.it e lei mi scrive una mail, mi dice semplicemente ciao, sono Alessandra, io le rispondo che le invio il materiale. Senza Perfetto, problemi. Grazie, scusate. Nulla. Scusa l'interruzione, ma... No, hai fatto bene Bruno, hai fatto bene. E quindi abbiamo elaborato questa strategia in, diciamo, 4 punti fondamentali. I primi 2 punti, diciamo che vanno quasi a braccetto, che è quello di creare innanzitutto una pagina Facebook dedicata al portale. Nel senso che il portale deve vivere di vita propria, deve avere un canale che vada per il momento anche al di fuori del canale stesso e che ci permetta di fare delle cosiddette campagne informative online su una piattaforma tanto visitata quanto Facebook. In parallelo a questo attiveremo nei prossimi mesi una campagna su Google, perché così per andare a intercettare gli utenti nelle varie fasi del loro processo d'acquisto, e questa è la parte, diciamo, posso quasi dire più tradizionale di quello che si fa in queste fasi di lancio di una piattaforma. Mi piacerebbe sottolineare che la nostra fortuna è che siamo partiti prima, perché stanno nascendo in altri comuni e anche città grandi iniziative simili, ma stanno partendo adesso, quindi è corretto probabilmente spingere appena sul gas in questo momento per tenere questo vantaggio competitivo che abbiamo rispetto agli altri. Però Marco, mi permetto di interromperti. Sì. Gli altri stanno partendo con dei normali market shop. Noi abbiamo un prodotto. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi vorrei che capissero tutti che noi abbiamo un prodotto che offre un sistema veramente paragonabile a un social, più un marketplace, più un sistema di comunicazione territoriale. Siamo avvantaggiati, però è chiaro che il modo di comunicare e il modo di iniziare a far vendere i prodotti agli esercenti è centrale. Scusami, ti lascio. No, è corretto, è corretto. Alberto, continuo o vuoi terminare con la parte offline? Continuo? Sì, sì, ma è pure Marco. Dopodiché, ovviamente, con Alberto abbiamo pensato che non si vive di solo computer questo mondo, e nel senso, voi stessi avete dei negozi fisici, quindi il nostro obiettivo, e poi con Bruno organizzeremo, è quello di avere nelle settimane subito dopo Pasqua un piccolo banchetto informativo al mercato di Covid, permettendo ovviamente questo, perché comunque ci deve essere anche un passaparola, perché cosa succede? Meet & Shop non deve essere solo inteso come Amazon, che Amazon, cioè, deve diventare anche un punto di riferimento per quello che è, faccio per dire, la spesa a domicilio, il prenotare il barbiere invece che scrivere direttamente al barbiere, cioè deve diventare il nuovo passaparola. In più cercheremo, con anche l'aiuto di tutti voi se volete partecipare, una serie di cosiddetti personaggi che ci aiutino
ad aumentare questo passaparola, ma poi andare troppo nello specifico di queste cose è meglio farvele vedere quando sarà ora. Se vuoi entrare un po' più nello specifico, Alberto, prego. Sì, buonasera a tutti. Io intanto vorrei dire una mia proprio personalissima considerazione che trovo questa iniziativa del Comune di Montecchio e soprattutto di voi esercenti e negozianti estremamente importante, pionieristica, e vedrete che siete a tutti gli effetti degli apripista di un qualcosa che comunque era destinato a succedere, e vedrete che anche altri comuni del Reggiano e non solo, come dire, poi seguiranno questa cosa. Quindi bravi intanto, bravi perché ci state credendo e insomma ci state mettendo il vostro impegno. Per quanto riguarda noi, le Solution con Marco e con Cristiano, abbiamo avuto chiaro fin dall'inizio che Meet & Shop non fosse appunto semplicemente un marketplace, non fosse semplicemente un negozio online, ma fosse qualcosa che deve vivere, e deve vivere proprio in mezzo alla gente, sulla bocca delle persone che devono dal loro computer, ma anche dal loro telefonino, poter entrare e iniziare a dialogare con voi, a chiedervi delle cose, che è il presupposto per l'acquisto, per la vendita. Perché prima si entra in relazione, prima si prende confidenza e prima tutto questo movimento viene. Ecco perché con Marco e con Cristiano abbiamo studiato questo doppio binario, quello della promozione sui social dove la gente sta, appunto Facebook, Google naturalmente, e poi anche degli strumenti più, se vogliamo, più tradizionali, che possono essere le vetrofanie sulle vostre vetrine, come possono essere appunto i banchetti in piazza, o generare un passaparola positivo che anche stimoli la curiosità delle persone, che possano legittimamente porre delle domande, perché signori, qua parliamoci chiaro. Io in questi anni ho avuto modo, per motivi professionali, di studiare il modello di business di Amazon. E il modello di business di Amazon, che citava prima l'assessore, su cosa è fondato? Qual è la sua vera forza? La sua vera forza è sulla velocità. Tu ordini oggi e tempo 24 ore ti arriva il pacco, diciamo così, di media, ok? Peccato che poi comunque l'ordine che parte da casa mia, io abito a Reggio Emilia in zona Canalina, poi arriva al sistemone di Amazon, poi arriva al centro logistico più vicino, che per noi è quello di Piacenza, e poi dopo da Piacenza parte la merce, arriva poi un padroncino che alla fine me la consegna, ok? Tutto questo noi lo possiamo bypassare, anzi voi, perché la forza del vicinato, la forza del negozio di prossimità è tale per cui tutto questo arco di tempo viene ancora più compresso. Si potrebbe andare veramente nel giro di poche ore dal ricevere un ordine alla consegna o al ritiro, poi dopo queste sono le forme di distribuzione. Quindi in tutto questo Amazon comunque il suo 20% se lo prende per fare questo servizio, ma questo penso che lo saprete molto bene voi che siete commercianti. Quindi, e concludo, ben venga questa cosa, dobbiamo farla crescere, dobbiamo impegnarci tutti insieme. Noi ci crediamo moltissimo e crediamo soprattutto alla lungimiranza che ha avuto il Comune da un lato, ma anche un imprenditore come Cristiano Giaroni, e quindi siamo anche aperti ai vostri suggerimenti, alle vostre idee per la promozione, per la comunicazione. Ho concluso. Noi, se avete delle domande, siamo a disposizione, poi lascerei la parola a Cristiano per vedere la parte un po' più operativa, al netto che, come ha detto giustamente Alberto, chiunque abbia dei suggerimenti, dei miglioramenti, noi siamo a disposizione, perché la condivisione, se tutti crediamo nel progetto, è il miglior strumento per farlo crescere. Sono sincero in questo, perché un progetto senza l'anima
di chi lo deve alimentare non potrà mai essere vincente. Nel senso, noi possiamo fare tutte le strategie del mondo, ma come abbiamo detto più volte nei nostri incontri, noi aspettiamo voi. Noi aspettiamo voi, vi daremo una mano e per centrare l'obiettivo, sapendo che l'obiettivo è il bene comune di tutti, semplicemente. Quindi non abbiate paura a scrivermi, non abbiate, poi semmai non rispondo immediatamente o io, perché comunque ci sta, però noi ascoltiamo tutti, noi ci siamo e chi ha parlato con me lo sa, noi ci siamo per accogliere i vostri problemi, i vostri suggerimenti e tutto questo. Grazie. Mi inserisco, visto che avete già tirato in ballo una delle iniziative, inutile a questo punto la svegliamo, svegliamo le carte poco per volta, nel senso che si è parlato prima di pubblicità dal punto di vista anche poi cartacea e vetrofanie e quant'altro, ci stiamo già attivando, nel senso che sono già state preparate, Marco ha già preparato la parte grafica, adesso stiamo solo vedendo un attimo, purtroppo i tempi dei comuni non sono mai quelli dei privati, questo portate pazienza, per cui Ferri è scappato via anche perché sa che se no lo provoco sui tempi, visto che lui deve sganciare la parte economica. No, a parte questo, volevo dire che noi prepareremo quindi tutti i negozi che sono adesso sulla piattaforma e quelli che si registreranno, insomma, nei prossimi giorni, riceveranno, appena sono pronte, riceveranno una vetrofania. Vetrofania significa un qualcosa da poter mettere nelle vostre, davanti alle vostre porte di accesso ai vostri esercizi. Bruno, vuoi che la faccio vedere? Sì, se ce l'hai la puoi anche far vedere. Arrivo. Mentre intanto spiego, questa qua sarà proprio molto banalmente, appunto dirà che il negozio partecipa a questa iniziativa. Insieme a quello vi daremo dei volantini che sono già stati predisposti, anche questi che avranno davanti la promozione di Meet & Shop, ne faremo stampare 5.000, quindi considerando che a Montecchio siamo in 10.000, credo che ci sia il modo di entrare. Ecco, questo è la vetrofania. Questa è la vetrofania che vi verrà data chiaramente in formato plasticato, che potrà essere messa davanti alle vetrine, e poi c'è invece anche un volantino che avrà il davanti di Meet & Shop e una parte dietro che spiega, diciamo, eccolo qua, quindi ecco, vedete che abbiamo fatto in modo di mettere il QR code. Cosa vuol dire? Che praticamente la persona, anche solo inquadrando col telefonino quello, può accedere alla piattaforma. E poi dopo dietro, sempre con l'ottica pubblicitaria che dicevamo prima, Marco ha preparato, diciamo, un breve commento che cos'è Meet & Shop, e l'idea è proprio di darvene gratuitamente anche qui a chi sarà presente sulla piattaforma. Appena saranno disponibili ne daremo un 100-200 a negozio, in modo da poterli poi distribuire ai vostri clienti, proprio perché sappiamo che non tutti accedono a Facebook, non tutti accedono alle piattaforme, mentre invece attraverso il cartaceo ci si arriva un po' a tutte le famiglie. Avremo anche il giornalino, che adesso purtroppo la fiera anche quest'anno, come potete immaginare, la fiera del 25 aprile sarà molto dura poterla fare, anzi è proprio che non si riuscirà a fare, ma è probabile che se non in concomitanza della fiera uscirà comunque un giornalino di quello, diciamo, che arriva in casa di tutte le famiglie, chiaramente dove verrà dato ampio spazio anche in questo caso al discorso di Meet & Shop. Il pezzo forte ve lo tengo per dopo, ma intanto ci tenevo a completare quello che ha detto Alberto e che hanno detto Marco, proprio su questo tema dell'impegno che stiamo cercando di metterci proprio per aiutarvi anche a diffondere la piattaforma. Per me è tutto, Marco. Cristiano, se vuoi partire tu. Allora, io posso fare uno share del monitor, riesco in autonomia, provo, vediamo. Ecco, io spero che voi possiate vedere il mio monitor. Sì, va benissimo, vediamo. Sì, vedo.
Perfetto, allora io adesso vi espongo, ma proprio una cosa veloce, un quarto d'ora, le funzionalità che potenzialmente voi a cui avete accesso avendo per voi costruito un negozio privato, quindi ognuno di voi ha già all'interno, alcuni hanno già dei prodotti, altri no, però quello che ci tenevo a sottolineare io è che a mio modo di vedere il sistema anche lato utente è molto semplice, però è chiaro che per tutti la prima volta ci possono essere delle complessità. Quindi la cosa più importante è capire quali sono gli strumenti che offre il sistema. Gli strumenti che fondamentalmente sono tre. Quindi voi potete essere all'interno del sistema degli utenti e come utenti potete fare gli acquisti. Quindi non solo siete negozianti, ma ricordatevi bene che voi stessi in prima persona potete essere acquirenti e fare sviluppare il motore del sistema. Quindi ognuno di voi ha un account dotato di un'email, di un nome e di un indirizzo che serve per eventualmente chiedere che il prodotto vi venga consegnato a casa. Ma oltre a questo, voi avete anche un negozio e potenzialmente potete avere anche un canale comunicativo. I canali comunicativi sono quell'attività all'interno della quale abbiamo svolto un'attività di collaborazione insieme col Comune per andare a introdurre una serie di informazioni, quindi di gruppi che parlano innanzitutto del Comune, ma anche di quelle che sono le novità e gli eventi. Ma i canali sono molto importanti anche per voi, perché nel momento in cui andremo ad esempio a visualizzare la pagina principale e quindi nel momento in cui andiamo a vedere per esempio l'area primaria della nostra applicazione, cioè facciamo un esempio, oggi è stato pubblicato questo evento ed è stato inserito il link diretto per accedere a questo evento, questa è una posizione assolutamente privilegiata. Quindi bene argomentava Marco e anche Bruno quando dicevano che noi possiamo decidere di avere una vetrina e mettere in vetrina i nostri prodotti, ma questo è uno strumento che si vende molto di più se noi riusciamo a traghettare l'interesse e a promuovere il nostro prodotto in modo indiretto. Quindi probabilmente ve ne parlerà Bruno dopo, ma ricordatevi che voi avete un altro strumento oltre il negozio che è il canale. Tutto quello che riguarda il vostro utente potete accedervi cliccando sul nome in alto, trovate proprio l'immagine che avete creato se l'avete inserita del vostro utente, se no avrete un'icona predefinita che è stata creata dal sistema e potete entrare in questa schermata dove in modo prioritario ci sono le informazioni principali del vostro utente, cioè quelle che l'eventuale negoziante a cui vi approcciate vedrà di voi stessi. Quindi anche questo, tutto sommato, può essere compilato, perché è un po' come un profilo Facebook. Ecco. Poi tutto il gioco ruota attorno al link preferenze che vedete qui in alto. Io adesso ci clicco. Se vado nel link preferenze, io trovo esattamente una serie di impostazioni. Vedete che trovate esattamente quello che ho detto, cioè l'account, il canale e il negozio. Io questa sera vi devo far vedere come si lavora sul negozio, quindi vi torno a far vedere. Voi siete normalmente nella pagina principale di Meet & Shop che ho caricato in questo momento. Se avete fatto il login, quindi se siete accreditati come utenti, trovate sicuramente in alto il vostro nome e cognome, basta che cliccate qui o sulla foto, quindi in un'area di queste, e accedete alla vostra area personale. Una volta che avete avuto accesso alla vostra area personale, principalmente trovate i dati del vostro utente, ma cliccando su preferenze potete entrare nelle vostre preferenze, tra cui al terzo posto trovate il negozio, le impostazioni del vostro negozio. Allora considerate che tutti voi che siete qua perché avete aderito inizialmente a questa iniziativa e quindi avete già un negozio attivato. Quindi se cliccate su negozio potete entrare in un ulteriore sottomenu. Qui ci sono una serie di impostazioni.
Lasciate perdere queste quattro sotto che ve le spiego dopo. Adesso vi faccio vedere dove c'è proprio scritto negozio. Attenzione, perché queste indicazioni sono indicazioni che sono presenti nel manuale che vi è stato consegnato. Ecco, se voi entrate all'interno della pagina negozio, che in questo momento io vi sto facendo vedere un negozio che non ho attivato e che ho fatto solo per farvi la demo di stasera, quindi questo negozio in realtà non esiste, è una cosa che ho creato io ed è nascosta per potervi far vedere il sistema. Ecco qui, vedete che avete una schermata del tutto simile a quella che avete visto prima per il vostro account. Quindi c'è similarità nelle operatività, però poi di fatto qui stiamo parlando del vostro negozio. Potete tornare al vostro account perché c'è il link qui a sinistra, ma da qui in poi voi potete trovare tutte le informazioni legate al vostro negozio. Nel vostro negozio voi potete inserire innanzitutto dei dati principali come da manuale, quindi la ragione sociale, la partita IVA, l'indirizzo, molto importante e obbligatorio, perché attraverso l'indirizzo diamo all'esercente la possibilità di sapere dove venire, e in più abbiamo la nostra schermata iniziale con il Google Maps attivo. E poi altre informazioni che eventualmente vorrete inserire: numero di telefono, email, il sito web, e eventualmente, se deciderete di attivare il pagamento tramite bonifico bancario, potete inserire anche l'informazione dell'IBAN a cui eseguire il pagamento. E questi sono i dati principali. Non solo, voi potete scegliere anche una vostra immagine di principale, questa qui che vedete al centro, che è quella che sarà l'immagine principale del vostro negozio all'interno dell'elenco dei negozi. Ho premuto sbagliando sui canali. Ecco, quindi tutto l'elenco, la lista dei negozi che è presente all'interno del sistema, che noi siamo certi che nel corso dei mesi aumenterà in modo importante, sarà visibile con l'icona che voi avete scelto all'interno della pagina. Ci torno facendo un paio di clic. Vedete che il sistema è molto rapido, quindi una volta imparato in tre clic si arriva direttamente alla pagina. Qui potete anche voi in autonomia, qualora ne abbiate la necessità, modificare le immagini del vostro negozio, sia quelle di sfondo che anche quelle dell'immagine principale. Allora, questa immagine voi le potete aggiornare premendo su questo bottone macchina fotografica, vedete? Se cliccate su questo bottone aprite una finestra in cui potete scegliere un nuovo file e anche allegare al file delle descrizioni, ma non sono obbligatorie. L'importante è scegliere un file e salvarlo. A quel punto, se premete su questa macchina fotografica, in automatico la foto che andrete a selezionare andrà a sostituire quella precedente, che non verrà eliminata, perché qui sotto avete un elenco e qui potete andare a visualizzare tutte le immagini che avete inserito a sistema. Quindi io vi faccio vedere che, entrando, io adesso ne ho solo una, però se io ne avessi inserite due, poi posso eliminare ad esempio l'ultima inserita e mi torna buona quella precedente. Ecco, e la stessa cosa vale anche per questo sfondo. Allora andiamo a vedere dove si colloca questo sfondo e dove si colloca invece questo che è un avatar. Se io vado all'interno di un qualsiasi negozio, prendiamo ad esempio il negozio di, non lo so, una casa, prendiamo, c'è anche il nostro, no, vabbè, il nostro no. Prendiamo quello di Ream. Ecco, allora vedete che in questo caso noi abbiamo questa immagine, che è l'immagine di sfondo, e questa immagine che è l'immagine di avatar. Quindi la rappresentazione che avrete all'interno della vostra presentazione è molto importante che sia dotata di due immagini che diano il senso, dove tipicamente qua in mezzo ci va un logo che sia riconoscibile, perché lo sguardo delle persone in automatico va sempre al centro.
dietro ci deve essere quella parte che, proprio perché noi siamo un marketplace di vicinato, è bello che ricordi anche alle persone, che gli dia la familiarità. Quindi questo, per esempio, a me piace molto. Poi ci sono tutta un'altra serie di informazioni, tra cui l'opportunità di contattare, vedete, all'interno di una chat i vostri, diciamo, negozianti. Attenzione, perché il sistema di chat che oggi sul portale si porta dietro dei piccoli difetti legati al fatto che la tecnologia chat sul web ancora è un po' indietro rispetto a quella delle applicazioni per i telefonini. Comunque noi andremo, appena avremo costruito un sistema che lavora, andremo a distribuire ad ognuno di voi le applicazioni native per telefoni cellulari, Android e iPhone, in modo tale da avere al 100% le funzionalità di chat, non solo per il testo, ma anche per immagini, per poter fare lo share dei contenuti, dei prodotti e di quant'altro. Questa è una cosa che avverrà nel momento in cui avremo un market shop un po' più produttivo, ma è un obiettivo che ci siamo dati e sicuramente nel giro delle prossime settimane avremo anche delle novità di carattere tecnico su questo prodotto. Detto questo, io tornerei all'interno dei negozi per farvi vedere come si fa a inserire un prodotto. Quindi, se io vado all'interno del mio negozio... Chris, scusa, sì. Tu l'hai fatto molto veloce perché sei abituato. Fagli vedere che entri nelle preferenze dell'account. Allora, io entro nel mio utente, vado nelle preferenze, hai ragione Marco, ma... Ma noi siamo abituati, quindi... Nell'elenco delle mie preferenze e trovo le impostazioni dell'account, del canale e del negozio. In questo momento è importante impostazioni negozio. All'interno di impostazioni negozio noi abbiamo proprio negozio. Negozio ci permette di entrare nel nostro negozio. Voi siete accreditati con l'utente che ha il negozio, per cui è automatico. Nel momento in cui siete all'interno del negozio, avete dei dati principali sul negozio, però di fianco potete scegliere i media, cioè le ulteriori pagine del vostro negozio di presentazione, e i prodotti. Qui di fianco, ma la vedremo più avanti, c'è la pagina che gestisce le vostre vendite, i vostri ordini. Ma questa magari fisseremo un altro incontro fra una decina di giorni, dove andremo a dettagliare questa pagina. Adesso è molto importante che noi riusciamo a costruire delle vetrine belle, che attraggano, e quindi è importantissimo media e prodotti. Io vi faccio vedere sia media che prodotti e poi vi faccio vedere queste due funzionalità, come si poi sviluppano all'interno della presentazione del nostro negozio. I media, io non ne ho neanche uno, ma è in pratica la stessa pagina che avete visto prima, dove bisogna inserire una fotografia, un titolo, un sottotitolo e un paio di descrizioni. Quindi descrizione principale e eventuali note. Le note, diciamo che in questo momento potete anche non inserirle. L'importante è titolo, sottotitolo e descrizione. Questi media che voi andate a creare, adesso vi faccio vedere cosa creano all'interno del sistema. Quindi se noi andiamo a vedere, ad esempio, ecco, il profilo di Amorosi Group, vedete che non solo ha le informazioni principali del negozio, ma ha anche dei contenuti. Se io clicco sui contenuti, sono i media, che vengono presentati come una serie di immagini che sono basate sul carosello, con sotto un titolo, sottotitolo, no, in realtà qua c'è titolo e descrizione perché evidentemente il sottotitolo non è stato inserito. Comunque, vedete che abbiamo un carosello in cui per ogni immagine noi abbiamo diversi contenuti. Allora, voglio dirvi una cosa, questa parte
è fondamentale per la presentazione di un negozio. Quindi finché ognuno di noi non ha una strategia, infatti noi non è che vogliamo in questo momento dire vi diamo una consulenza e ci mettiamo a disposizione, perché poi la consulenza ha un costo e sembra che noi facciamo le cose perché vogliamo farci pagare, ma non è così. La realtà è che se avete bisogno di una mano, noi sicuramente siamo in grado di darvi le dritte e anche togliervi il pensiero di costruire un profilo che vi presenta veramente nella maniera giusta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dentro questi contenuti, che non è facile capire, e io lo capisco benissimo che non è semplice per un esercente, per un negoziante che deve vendere e stare a pensare a queste cose qua, ma qui se noi mettiamo dei link che puntano ai prodotti con dei contenuti interessanti e abbiamo la fortuna che qualcuno entra a guardare il profilo e sicuramente avverrà, questo è un sistema per fare in modo che le persone capiscano chi siamo, che prodotti abbiamo e soprattutto di attrarre la loro attenzione. E ci sono tecniche per fare questo. Quindi è molto importante costruire delle presentazioni che diano veramente l'idea dei vantaggi che ci sono. Ecco, e di fianco ci sono i prodotti. Allora io torno sempre lentamente, perché altrimenti Marco giustamente mi fa l'osservazione. Io torno all'interno del negozio e andiamo a vedere invece i prodotti. Anche qui non ne ho neanche uno. Allora qui vi farò vedere ad esempio l'inserimento di un prodotto fittizio, in modo da farvi vedere come si fa. Se io clicco, vado ancora troppo velocemente, se io clicco sul più, io creo, o meglio, mi appresto a creare un nuovo prodotto. Allora, questa è un'operazione che potete fare in autonomia. Anche qui è uguale a come era prima per i media. L'unica cosa è che ci sono delle informazioni diverse da mettere. Quindi, prima di tutto, ci sono le categorie. Ogni prodotto deve avere una categoria, perché se ha una categoria è presente all'interno della prima pagina dei prodotti. Noi abbiamo scelto una serie di categorie generiche, quindi c'è l'abbigliamento, l'arte, la bellezza, l'informatica, la fotografia, eccetera, eccetera. Quando noi andremo a cliccare su prodotti, vedete che la pagina principale che viene visualizzata non è i prodotti, ma sono alcuni prodotti contenuti all'interno di certe categorie. Quando noi andiamo a ricercare un prodotto, quindi se io qua per esempio scrivo SIE, vedete che dà il suggerimento del prodotto? Quindi anche questo è molto importante. Cioè, se una persona entra e cerca, magari c'è inverno e ha freddo, noi possiamo anche nel prodotto inserire la parola freddo, perché magari chi cerca trova, ok? Quindi sono tutte cose che vanno considerate, queste qui. Andiamo avanti, quindi torno nella pagina dei prodotti e vado a fare nuovo. A questo punto io scelgo ad esempio hobby creativi e metto un nome al mio prodotto. Quindi io adesso mi sono preparato. Ecco, nel frattempo, mentre parlo, io vi volevo fare vedere che abbiamo anche tutta la documentazione che parla di queste cose. Quindi, grazie al lavoro di Marco, che in queste cose è molto attento e ve ne sarete accorti, lui ha prodotto, ecco, proprio una bella documentazione dove si capisce bene che bisogna premere preferiti, che bisogna andare in impostazioni negozio, che ci sono i vari menu e che si entra nel negozio. E poi vi dettaglia tutte le funzionalità. Vedete, ci sono i bottoni, ci sono tutti gli elenchi delle informazioni, parla dei media, poi parla di come si fa a impostare un negozio per la vendita, quindi come si fa a inserire un media, come si fa a inserire un prodotto. Per chi non l'avesse ricevuta, l'abbiamo caricata anche nella chat qua della live.
Sotto trovate il bottone chattare, trovate il PDF lì se lo volete scaricare. Quindi è tutto assolutamente documentato. Quindi a questo punto, se io vado per esempio a inserire un prodotto, che può essere ad esempio impostare un negozio per la vendita, io vado a prendere questi dati, così vi faccio vedere proprio come si fa a creare un prodotto. Quindi io vado a inserire ad esempio come nome impostare un negozio per la vendita, d'accordo? Poi, fatto questo, mi vado a prendere, perché la cosa importante è inserire un sottotitolo e una descrizione, così dopo vediamo queste informazioni come si vanno a formattare all'interno del sistema. Quindi io che cosa faccio? Io per esempio mi prendo un po' di testo a caso, ad esempio titolo, ecco, facciamo un prodotto che è la mini guida di Meet & Shop. Quindi qua ci metto questa informazione qua e qua ci metto una bella descrizione. Adesso vi insegno anche a fare una cosa importante, sempre meglio passare attraverso, ecco, un, perché delle volte quando si fa copia e incolla dai file di Word oppure dai file tipo Excel o quelle cose lì, ci si porta dietro delle formattazioni che poi rimangono nella pagina. Quindi la cosa migliore tutte le volte che noi abbiamo del testo da mettere è incollarlo dentro a questo notepad e poi buttarlo lì dentro, così si tolgono le formattazioni. Adesso vedete che abbiamo qua solamente, qua c'è scritto solo prodotto, quindi non posso fare altro se non inserire queste informazioni qua di base. Però se io salvo, ecco, vedete che salvando è apparso immagini e altri dati. Quindi dopo aver fatto il primo salvataggio, la pagina mi offre ulteriori informazioni. Cioè posso inserire delle immagini e posso inserire altri dati. Altri dati, adesso ne abbiamo solamente due attivati, che sono quantità e prezzo. Quindi la quantità, se io ad esempio metto 10, che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho 10 pezzi a disposizione da vendere. Se per caso ne vendo 5, vengono scalati, quindi diminuiscono, fino al punto che se arrivo a 0 non posso più vendere il prodotto. Perché nel momento in cui uno va e dice compro, il sistema ti dirà no, non puoi, il prodotto non è disponibile. E anche il prezzo va inserito, quindi ad esempio io dico 15 euro e salvo, e anche questa l'ho salvata. Poi vado in immagini, è anche molto importante inserire le immagini. Questo perché? Perché a parte che nelle prossime riunioni vi insegnerò anche che è possibile inserire dei video a sistema, che sono strumenti molto, molto potenti, però adesso è secondo me prematuro, nel senso che in questo momento è importante che noi costruiamo una buona vetrina per presentarci bene. Quindi le immagini, io vado ad inserire, ad esempio clicco sul più e mi viene fuori una finestra che è tipo come quella di prima. Vado a prendermi un'immagine, io adesso ne ho preparate un paio, quindi metto quella di Meet & Shop e la vado a salvare. Ed ecco che mi ha creato la prima immagine del mio prodotto. Adesso vi spiego cosa servono questi bottoni. Ma attenzione, perché questi bottoni qua avete tutto sul manuale. Ok? Quindi potete tranquillamente guardare il vostro manuale e trovate tutte le indicazioni. Questo bottone significa che in questo momento il prodotto è visibile. Non è visibile perché ho il negozio disattivato, ma qualora io attivassi il negozio, questo prodotto sarebbe già visibile all'esterno, in questo momento con un'immagine di default. Ma se io clicco qua, questo bottone, quando è bianco, significa questa è un'immagine normale. Ma se io ci clicco sopra e faccio ok e confermo, diventa l'immagine di default del mio prodotto.
Cosa vuol dire l'immagine di default? Vuol dire che se io chiudo e poi vado all'interno dei prodotti, quindi prendiamo ad esempio i prodotti di bellezza e salute, questa è l'immagine di default. Vedete? Quindi è molto importante mettere un'immagine di default che sia parlante, perché anche se io vado nella home e nella home io vado a fare una ricerca, la prima cosa che mi viene fuori, ad esempio, se io scrivo, proviamo a scrivere pollo, ecco, vedete? È saltato fuori pollo yogurt bio. Io faccio invio e mi salta fuori l'immagine di quel prodotto. Il risultato dell'inserimento delle immagini, dell'inserimento delle descrizioni, eccetera, eccetera, genera una finestra che andiamo a cercarne una che ha una descrizione un po' più lunga. Allora, vado a caso, ecco, quando uno inserisce solo ed esclusivamente le informazioni di base, il sistema si presenta in questo modo, quindi avrà un'immagine. Ovviamente se noi inseriamo più immagini, questa diventa, al pari dei media, diventa un carosello di immagini. Poi avremo un titolo con una serie di informazioni, in questo caso è stato inserito il codice, avremo la categoria del prodotto, poi avremo l'area di acquisto nella quale io posso inserire, io posso leggere il prezzo del prodotto, la quantità che ho a stock e in predefinito la quantità da ordinare. È chiaro che se io metto 2, il sistema mi dice che la quantità non è evidentemente disponibile, perché supera la quantità che in questo momento il negoziante mi sta mettendo a disposizione. Avrò una descrizione, vedete che anche se sono state inserite informazioni tra virgolette generali, tipo il testo, comunque il prodotto si presenta bene, ma pensate cosa significa inserire nel prodotto le giuste indicazioni, le giuste caratteristiche, informazioni che possono attrarre anche il potenziale acquirente. Fa la differenza, perché io che sono il primo che lo dico, perché faccio gli acquisti su internet, io quando vado all'interno dei sistemi tipo Amazon, io ci guardo le caratteristiche del prodotto, vado a verificare anche le caratteristiche, perché poi di alcune cose me ne intendo, ecco. E poi qua ovviamente c'è il link per poter eventualmente tornare al negozio. Basta, nel senso che io direi che tutto sommato ho dato tutti gli strumenti, mi sono scordato qualcosa, Marco, aiutami. Farei solo vedere l'ultima parte che riguarda i pagamenti e le spedizioni, poi c'è tutto. Cristiano, posso integrare una cosa velocissima alle tue parole? Sono attento. Sì, sì, sì. Io volevo ricordare alle persone collegate che le immagini sono importantissime, immagini di qualità, come prima diceva Cristiano, soprattutto la foto del negozio e il vostro logo. Quindi vi invito davvero a non, chi non ha ancora inserito, insomma, a non fare immagini un po' così raffazzonate fatte con un telefonino, ma magari davvero, perché le immagini parlano moltissimo, è un'immagine un po' approssimativa e comunica un pochettino magari anche quella cosa lì. E siccome voi avete tutti i prodotti di qualità, quindi la qualità dell'immagine la racconta bene. L'altra cosa è che non è necessario che inseriate tutto, come dire, il vostro assortimento dei prodotti, magari ci sono alcuni esercenti che hanno centinaia
di prodotti in negozio, inserite quelli che sono magari più distinti, fate una scelta commerciale proprio, basata su categoria merceologica o su, comunque su quelle che sono, quella che è la strategia del vostro negozio, del vostro esercizio. E appunto scegliete alcuni prodotti che siano distintivi o comunque rappresentativi. Mettete ovviamente anche delle offerte, anche legate alla stagionalità, perché comunque le persone guardano, anche noi, come tutti noi come consumatori, guardiamo anche alle buone offerte. E quindi ripeto, sì, molto bene la descrittività, come diceva Cristiano, ma davvero fare attenzione molto alle immagini. Grazie. Sì, concordo molto e volevo dire che... No, c'è qualcuno che aveva parlato? Non voglio interrompere nessuno. No, quindi posso parlare io. È interessante quanto ha detto il signor Alberto. Chiedevo, per quanto riguarda le immagini, voi il turnover... Cosa consigliate? Consigliate di mantenerle per parecchio tempo, di sostituirle ogni quanto, non so. Che consiglio date riguardo i media in particolare, le immagini che sono all'interno del negozio? Non ho capito, signora. Nel senso, le immagini che sono i media, che sono le immagini che sono all'interno del negozio, ogni quanto consigliate di sostituirle, di modificarle, di cambiarle, cioè di fare un turnover? Posso dare una risposta io, ragazzi, o anche sì, se sono meno adeguato di voi, però un'idea ce l'ho. La mia risposta, poi magari risponderanno Marco e Alberto, che sicuramente hanno più esperienza di me. Io mi sento semplicemente di dire che dipende dalla realtà che avete voi. Cioè dipende da quanto vi muovete voi. L'importante è che quello che passi a chi eventualmente entra e vede il vostro profilo sia quello che siete in positivo. Quindi se voi ritenete necessario far sapere determinate cose, lo potete fare attraverso le immagini, attraverso le vostre iniziative appaiono se voi le mettete. Nel comunicare di fianco alle immagini ci vuole sempre una modalità che attrae la persona che sta leggendo. Quindi un'altra novità che introdurremo saranno i sondaggi, li metteremo a disposizione per fare in modo che chi entra nel portale abbia la sensazione di dover rispondere, quindi di interagire. Ma anche voi negozianti potete fare questo, magari valutando o chiedendo a chi vi legge se preferisce un prodotto anziché l'altro. Ad esempio, scriveteci sulla chat e diteci la vostra, oppure che tipo di prodotto cerchiamo di vorremmo, che tipo di prodotto preferite che produciamo per, non so, chi fa il pane o chi ha un forno, per esempio, potrebbe essere: qual è il pane che vi piace di più? Ecco, queste sono tutte cose che creano interazione, ma che dipendono poi dalla mentalità che uno ha. Esatto, cioè sta nella stessa differenza quando voi state su un qualsiasi social network che utilizzate comunemente, non voglio fare nomi perché poi ognuno utilizza il proprio, dovete avere voi la sensibilità da esercenti di capire quello che è un contenuto, per esempio continuativo, come per un panettiere può essere la pizza fresca tutti i giorni, e aggiungere una novità, ma che può essere anche veicolata attraverso una news sul canale. Cioè non per forza uno sconto è un prodotto continuativo, può essere il fatto di una settimana, faccio per dire. Quindi sta alla vostra sensibilità. Noi possiamo consigliarvi se ci ponete le domande, ovvio che però gli imprenditori siete voi. Certo, e aggiungo il fatto che secondo me, come diceva la signora, poneva la domanda giustamente, secondo me ogni negozio deve guardare ovviamente in casa propria e alle sue caratteristiche. Secondo me è bene che ci siano alcuni prodotti un po', come dire, fissi, mettiamola così. Cioè...
sempre presenti, e altri che invece siano, che ci sia dare movimento, quindi, quindi sia in base alle stagionalità, sia in base a dei criteri merceologici che definirete, che ciascuno di voi definirà, quindi tenere movimentata, perché le persone guardano le novità. E non è sempre, come ben sapete, il prezzo a determinare poi dopo il comportamento, quindi l'acquisto, ma è la percezione di un prezzo che sia buono per una qualità che comunque è buona o alta o altissima, e in questo mix è anche ovviamente il servizio, quindi ad esempio la velocità di consegna. Se io ho una panetteria e dico che alle ore 12 spornerò una pizza, ce l'ho anche alle 9 di mattina magari, ma che alle 12 ne spornerò tante, io cittadino mi prenoto e alle 12 passo a ritirarla senza fare la coda, senza... oppure insomma le formule che poi dopo ciascuno di voi andrà a studiare, soprattutto per chi fa beni alimentari, beni al consumo diciamo veloce. Poi ci possono essere magari per i ristoranti l'offerta del mese, il menù ad offerta, il menù non so, a un prezzo predefinito, quindi tutte le cose, tutti gli strumenti già ben conoscete di promozione. E state attenti, quando partiremo con le attività commerciali di vendita vere e proprie, oltre al messaggio in chat, ogni ordine vi arriverà un'email dove ci sarà il link della chat dell'utente che vi ha fatto l'ordine, ci sarà il link all'ordine. Quindi questo perché la chat magari può capitare o che uno ha disattivato le notifiche o uno ha il browser che gli blocca la notifica e non sempre è facile per tutti attivarle, però la mail arriva a tutti, per cui bisogna mettersi nelle condizioni mentre si lavora di sapere che quando arriva un'email uno vede che c'è l'email, perché poi ovviamente se uno ti fa un ordine e te non ti accorgi, quella è la peggiore delle cose che può capitare. Quindi è molto importante negli orari ovviamente di lavoro, poi ognuno deciderà anche a seconda della sua attività, però veramente essere veloci, come diceva Alberto, è la base per poter far crescere tutto. E io aggiungo una cosa che mi ha detto proprio Alberto oggi, lui mi ha detto: tanto qui noi siamo, è vero, dei precursori, ma non c'è possibilità altra, nel senso che prima o poi si va verso questa strada qua, quindi potrà essere lento, ci vorrà del tempo, bisognerà abituare le persone, ma comunque chi è in questo momento nelle condizioni deve dare grande importanza a questa iniziativa, perché è quello che succederà, si stanno organizzando anche gli altri, e farlo dentro a un territorio come quello di Montecchio, che potrebbe allargarsi anche a tutta la base della Valdenza, significa proteggere un prodotto territoriale. Ed è veramente una cosa importante, dove c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Posso intervenire, Marco? Cristiano, scusa. Sì. Allora, visto anche l'orario, non credo, dobbiamo un po' tirare le fila, poi credo effettivamente che ci sia il tema, non so adesso se nelle istruzioni vengono già date il tema di come impostare il tipo di consegna e il tipo di pagamento. Stiamo facendo vedere adesso. Ecco, allora se riusciamo a stringere, se riesci in 5 minuti, sì, perché sì, dopo vorrei finire, prendermi gli ultimi 5-6 minuti, che alcune cose importanti, perché poi visto l'orario non vorrei abusare. Due minuti velocissimo. Allora io riparto da il mio utente, vado nelle preferenze e ancora una volta nel negozio. Prima abbiamo visto questo link. Qui sotto ce ne sono altri 4. Questi link in teoria sono già predisposti per i vostri negozi, però ve li spiego, perché sono parametri che potete impostare e a seconda di quello che impostate cambia il tipo di servizio che date ai vostri consumatori. Vedete che ci sono due parametri che potete impostare: il tipo di consegna e il tipo di pagamento. Dopodiché
c'è scritto anche nelle istruzioni. Il tipo di consegna, i tipi di consegna sono due, quindi io clicco su abilita tipo di consegna e io posso scegliere di abilitare o il ritiro presso negozio o la consegna a domicilio o anche tutte e due. Nel momento in cui scegliete di attivare anche la consegna a domicilio, poi il cliente può decidere di richiedervi di consegnargli il prodotto. Quindi dopo ci sarà la chat per poter comunicare e mettersi d'accordo, ma comunque in questo momento in predefinito per tutti voi sono disattivati. Quindi chi fin da domani decide che vuole dare questo servizio deve andare dove vi ho detto io e cliccare su consegna a domicilio. A quel punto però attenzione, perché poi chi compra si aspetta che gli portiate i prodotti a casa. Il tipo di consegna predefinito invece, quindi abbiamo visto abilita tipo di consegna, qui possiamo scegliere quali abilitare. Poi però nel momento in cui il consumatore fa l'ordine ce n'è uno che è predefinito e anche questo potete sceglierlo voi, e anche in questo caso i vostri negozi sono stati impostati con ritiro presso negozio. Quindi automaticamente con due clic chi compra, se non fa nient'altro, vi ordina un prodotto e ve lo ordina per ritiro presso negozio. E questo è il primo aspetto. Qui sotto invece abbiamo i pagamenti. Anche qua è la stessa cosa, c'è una finestra dove andiamo ad abilitarli e una finestra dove invece andiamo a mettere quello predefinito. I tipi di pagamento sono tre, anche se il pagamento con carta di credito, in accordo con Bruno e col comune, non è ancora attivo. Quindi di fatto gli unici due attivi sono pagamento alla consegna e pagamento via bonifico bancario, cioè quei tipi di pagamento che potete gestire direttamente col cliente. Anche qui è stato attivato solo il pagamento alla consegna. Ovviamente pagamento alla consegna significa pagamento alla consegna in negozio se viene a ritirare l'acquirente, a casa dell'acquirente se uno va a consegnargli il prodotto. È evidente che è così. Anche in questo caso abilita il tipo di pagamento, anzi tipo di pagamento predefinito, definisce qual è quello che nel momento in cui vado a fare l'ordine automaticamente mi viene proposto. Quindi tutti i vostri negozi ad oggi sono impostati per avere pagamento alla consegna e ritiro presso negozio. E chiaramente pagamento alla consegna, se uno ha il POS di quelli portatili può benissimo anche fare il pagamento elettronico, però certo, alla consegna. Cioè. Certo. Sì, ma certo, può essere anche consegna in negozio, quindi... Sì, sì, assolutamente. Esatto, certo. Quindi sotto questo profilo abbiamo tutti gli strumenti per poter operare. Il discorso... Il pagamento con la carta di credito, ho detto di tenerlo un attimo fermo, nel senso prima facciamo partire un po', oliare il sistema, siccome un pochino anche più, cioè diciamo che ha senso nel momento in cui prende anche un certo abbrivio tutto quanto, poi in realtà è abbastanza semplice attivarlo, non appena cominciamo a avere un certo giro lo attiviamo. Cioè. Esatto, esattamente. Ecco, quindi queste sono tutte le impostazioni importanti in questo momento. E di due minuti la chat. La chat è allora... Tutte le volte che voi andate, ad esempio, o in un negozio, in questo caso parliamo dei negozi, se io entro all'interno di un qualsiasi negozio... Chris, vuoi che la faccio vedere io, che ho qualche chat di prova? Va bene, ok. Allora io stoppo lo share e... Perché, no, adesso lo dico non per far vedere l'end solution, ma noi ovviamente abbiamo fatto qualche prova, adesso arrivo... Allora, io stoppo lo share, quindi a questo punto ti lascio lo scettro. Sì.
Allora, io fra 5 minuti, tra l'altro, devo scappare, quindi vi ringrazio dell'attenzione e di essere stati presenti e lascio che faccia vedere tutto Marco. Grazie. Allora, cercherò di essere il più rapido possibile, ditemi solo se vedete, Bruno, confermami che vedi. Allora, sì, tranquillo. Diciamo velocemente, tu una chat può essere di due tipi, o una chat uno a uno, quindi negoziante cliente, o ci sono le cosiddette chat pubbliche più pensate eventualmente per commenti, consigli, richieste, domande in generale. Le si riconosce da questa cosa, le chat pubbliche sono verdi, come dice la leggenda, le chat private sono nere. Le chat private possono essere attivate in due modi, o uno scrive direttamente negozio, come può essere per le chat pubbliche, o le chat private si attivano nel momento dell'acquisto. Nella sezione chat che vedete qua in alto, tutti noi abbiamo le chat a cui partecipiamo, analogamente ai sistemi di messaggistica che tutti utilizziamo quotidianamente. E anche qua sono assolutamente contraddistinte dai colori. Questa, per esempio, qua è ancora il vecchio layout, per esempio io e Cristiano abbiamo fatto una prova di un ordine. Il nuovo messaggio riporta anche il numero dell'ordine per eventuali riferimenti, richieste di chiarimento, perché uno semmai fa in uno stesso negozio tre ordini. Questo tipo di messaggio si crea automaticamente nel momento in cui viene confermato l'ordine, oltre alla mail che diceva prima Cristiano. Mentre questo è un messaggio tra me e Alberto mentre provavamo la chat, è un messaggio che Alberto ha mandato a me in quanto proprietario del negozio di Lensolution. In realtà le chat funzionano esattamente come qualsiasi tipo di servizio di messaggistica che utilizzate quotidianamente. Quindi Bruno, se sei d'accordo, non entro proprio nel l'unica cosa che volevo aggiungere è proprio l'importanza, no? Cioè è chiaro che nel momento in cui cominciamo a darlo come strumento ai nostri cittadini, è importante che se vi chiedono qualcosa attraverso la chat, questa ci sia una risposta, perché altrimenti poi creiamo un nervosismo, ti faccio una domanda, non mai risposto, basta, non funziona il sistema, quindi rischiamo di invalidare, quindi è importante questo aspetto qua. Se lasci un attimo la lascio. Volevo tirare un po' le fila sulla serata, aggiungendo alcune cose. Tiro via la condivisione, Bruno. Sì. No, lascia quello, va bene, quello lì, scusa. Ti chiedo solo di andare sulla home. Scusate, a casa mia. Se vai sulla home. Sì, ci sta andando, la mia connessione. Ecco, sì, tranquillo. Allora, quello che volevo dire è questo. Allora, intanto, il primo messaggio è questo, no? Noi abbiamo cercato di fare una piattaforma che sia aperta veramente a chiunque, cioè sia chi vende qualcosa, sì, che sia un bene, sia chi ha dei servizi, quindi parlo del parrucchiere, parlo dell'attività che ha un servizio di tipo sulla persona, ma non solo, potrebbe essere anche il carrozziere o il gommista che fa le prenotazioni per il cambio delle gomme stagionali. Può essere sia per chi vende che chi vuole proporre e far conoscere se stesso. Penso ad esempio abbiamo tra i negozi, mi pare ci sia un immobiliare ad esempio, che può benissimo mettere in promozione, come ci sono nelle vetrine davanti ai negozi, quelli che sono gli appartamenti in vendita e altre soluzioni di questo tipo. Cioè più noi riusciamo a promuovere qualcosa, più rendiamo appetibile la nostra piazza. Cioè una piazza. È come se uno a un certo punto girasse per il centro di Montecchio e vede il negozio di abbigliamenti, vede l'immobiliare, vede l'assicurazione e all'interno delle varie cose viene attratto da quello che è il suo bisogno di quel momento. Ci tenevo a far presente due cose. La prima è questa qua sulla home page. Allora, io ho puntato molto, Marco lo sa perché gli ho rotto le scatole di imbecillità, sia lui che a Cristiano, sul tema dei canali. Cioè per me i canali sono l'informazione che deve girare. Allora, lato mio, quindi come comune, vedete che io sono riuscito a coinvolgere le parrocchie, il comune ha due canali di comunicazione, abbiamo delle associazioni, ne stanno entrando altre, la Proloco, il CEPA, dove metteranno, ad esempio il CEPA metterà il calendario
degli interventi musicali, l'Arena metterà i programmi sportivi appena si potrà riprendere, ma saranno dei post, cioè dove diranno guardate che domenica c'è questo evento, guardate che c'è il mercatino, guardate che c'è questa attività. Ecco, nella home page in realtà io ho chiesto, Cristiano è andato via quindi si è impegnato però a farlo, vedete che nella home page ci sono sostanzialmente tre sezioni, adesso quando si sì, arriva, sì, ci mette un po', ok, vedete che c'è pole position, poi scendendo c'è regalati un'offerta e news in evidenza. Allora, quello che adesso, se voi andate sia su pole position, che la prima cosa che vedete quando entrate su Meet and Show, sia che ci andiate con un telefonino, sia che ci andiate con un PC, la prima cosa che vedete è la pole position, io ho chiesto che la pole position diventi il luogo dove ci vanno i post dei negozi, cioè non delle notizie. Adesso ci sono le notizie perché sarebbe brutto entrare e non trovare niente, e quindi gestiamo anche in pole position, vedete in questo caso c'è l'iniziativa della Proloco sui PC da consegnare come primo. Bene, quello che ho chiesto è, ed è una cosa che verrà fatta, mi ha promesso Cristiano che lo farà, a chi è presente sulla piattaforma adesso, quindi che si è censito, gli verrà aperto un canale con la possibilità di avere un post, e quello che metterete dentro è quello che diceva prima, no? Si parlava prima dell'offerta, della cosa particolare, apparirà qua, in modo che chi entra dentro, la prima cosa che vede, al di là della vetrina che può andare a cercare, vedrà quella promozione che voi in quel momento avrete cercato di mettere. Regalati una grande offerta invece più legata ai prodotti, Marco dimmi se è vero, e quindi qua ci sarà più un role di prodotti, quindi non tanto delle post, delle notizie, ma ci sono i prodotti. La parte invece delle notizie di quelle che sono le associazioni le ho lasciate sotto e continueremo ad averle in quelle che sono news in evidenza. Perché è importante anche quello? Perché più abbiamo notizie anche lato associazioni, lati, iniziative, via dicendo, ancora una volta, adesso banalmente, adesso ci sono tutte le notizie che stiamo cominciando a mettere perché il parroco gli è piaciuta la soluzione, sta mettendo tutte le informazioni ad esempio sulla Pasqua. Se noi abbiamo quella gente che vuole sapere cosa c'è per la Pasqua, dove deve andare, si abitua ad andare qui sopra, quando è qua vede anche in pole position quelli che sono i prodotti che voi avete pensato di promuovere, e questa è una prima cosa. Quindi questa è una promozione che verrà fatta per chi è sulla piattaforma adesso e nei prossimi giorni, proprio perché vogliamo spingere, come il discorso delle trofanie che daremo gratuitamente, e i volantini a chi in qualche modo si è messo disponibile adesso o comunque nei prossimi giorni a partire, quindi investire su questo prodotto. Un'altra cosa invece che volevo dire, che veramente ho chiuso, è della bomba un po' della serata. Allora, come fare a far sì che i cittadini arrivino e utilizzino Meet and Show, si registrino e quindi una volta registrati cominciano poi a utilizzarla. Sono riuscito, è stata una battaglia, adesso me l'hanno quasi del tutto confermato, quindi direi la posso spendere. Praticamente cosa faremo? Noi, l'idea è quella di dare, orientativamente la mia idea sarebbe intorno a maggio, di dare a tutti coloro che si registreranno, tutte le famiglie, ogni famiglia che si registra sulla piattaforma con almeno un account, di dare un buon acquisto. Questo buon acquisto verrà dato sotto forma di sconto e sarà in compartecipazione tra il negozio e il comune. Cosa vuol dire? Che noi daremo ad ogni cittadino un buon sconto di 20 euro che sarà spendibile presso qualsiasi negozio o attività, non negozio, scusate, attività presente sulla piattaforma, per una spesa almeno di 100 euro, che può essere anche differita. Pensiamo ad esempio al forno. È chiaro che dice, ma come, io 100 euro, come cavolo faccio? Chi è che non ha mai uno che venga a spendere 100 euro? No, può fare una sorta di credito. Uno gli paga gli 80 euro e sa che fa spesa fino a 100 euro. Di questi 100 euro, 10 euro ce li mette in comune, 10 euro è lo sconto del negozio. Poi io non vado a sindacare, se il negozio ne fa 90 e fa lo sconto del 10%, va bene, questo purtroppo è una cosa che giustamente anche non credo. L'idea è qual è? È quella di creare un volano a livello anche economico. Se
tutti voi rispettate questa regola e ipoteticamente le famiglie di Montecchio acquisteranno, avranno tutti un buono, lo verranno a spendere, noi faremo girare nel giro di qualche mese su Montecchio un giro di affari di circa 400-500 mila euro, che credo che per il nostro, la nostra realtà sia un bel volano, ma soprattutto un modo per far sì che la gente almeno inizialmente cominci ad andare sulla piattaforma. Attenzione, la gente verrà a spenderli in negozio, non è che dovete inventarvi chissà che cosa, però dovrà venire a farlo solo presso gli esercizi che sono sulla piattaforma, qualsiasi esso sia. Quindi se tu adesso mi vai su negozi e io ho il mio buono dei miei 20 euro da spendere per una spesa minima di 100 euro, io scorrendo la lista che trovo qua potrò andare, poi ribadisco, posso andare alla Ream e quindi probabilmente comprare un unico articolo e sui primi 100 euro uno sconto di 20 euro. Posso andare da, lo vedevo prima, no? C'era il discorso del Pettirosso, posso dire, ascolta, mi fai un buono per cui a un certo punto con 80 euro i primi 100 euro di spesa me li posso portare a casa, e così su tutti i vari esercizi. Guardate che è un impegno importante, perché il Comune metterà a disposizione una cifra piuttosto rilevante, parliamo intorno ai 40.000 euro per poter fare questa iniziativa, però ci crediamo. Perché? Perché per farla partire è importante che i nostri cittadini utilizzino, imparino a utilizzare la piattaforma, quindi noi ci metteremo dei soldi. È importante chi ha intenzione di registrarsi che lo faccia subito, perché poi guardate che chi spende viene a spendere lì. Cioè, se uno monterà su a settembre l'iniziativa dei buoni in data, avrà modo comunque, se nel frattempo la piattaforma è partita, di usufruire da quello, ma non potrà utilizzare quel buono. Quindi credo che sia un bel intervento mirato specifico a chi crede in questa iniziativa. Come ribadisco, come Comune ci metteremo una cifra importante, perché 40.000 euro circa, adesso sarà probabilmente qualcosina in più per arrivare alle famiglie, però sarà un obiettivo importante, perché se noi attraverso quello faremo sì che tutte le famiglie di Montecchio, per avere i buoni, o l'80% delle famiglie, perché chiaramente c'è anche chi non è interessato, chi è anziano e non accede a questi sistemi, ma attenzione, il buono è cartaceo, quindi anche chi non accede, basta che qualcuno gli registri il canale, poi ottiene il buono, viene da voi, vi dà il buono. Ho già ottenuto, l'altra cosa che ho ottenuto, questi buoni saranno dei buoni tipo ticket restaurant, su cui però per quelli che avranno da me nel senso attraverso il nostro canale, riceveranno l'elenco, non pagheranno le commissioni. Questa è un'altra cosa importante, perché dice, no, ma dopo il ticket restaurant mi mangia Amazon 20%, eccetera. Bene, noi adesso stiamo trattando con il produttore dei ticket, il costo del servizio se lo fa carico il Comune, quindi vuol dire che i vostri 10 euro sono 10 euro, anche questo è importante, quindi uno viene, vi dà il buono, il ticket, poi su quello per voi è contante, poi chiaro che non ci andate tutti i giorni, ma casomai alla fine del mese avete 10 buoni, li andate a presentare, ricevete i vostri 100 euro di sconto, che pare il 10% dello sconto che avete fatto su quello che avete venduto, ma nel frattempo avete incassato il 90%, cioè l'80%, gli altri 10 li avete messo come sconto. Ecco, credo che questo sia un altro segnale di come Comune su questo aspetto ci stiamo credendo molto. Ecco, mi auguro veramente che ci sia anche un po' un passo a parola, perché questa è veramente una iniziativa importante. Più ci siamo un po' pochi, francamente, però ci sta, siamo all'inizio. È chiaro che c'è chi va un po' a rimorchio, però avete visto che è molto semplice da gestire, facile da aggiungere i prodotti. Il canale, adesso vabbè, io è uguale, cioè nel senso che la stessa cosa abbiamo visto per il negozio e per i canali. Ci va dentro, fate il più, mettete la vostra foto. Vedete, questo è il canale, se vai sul post del Comune, questo è il mio canale, quello che gestisco io normalmente, vedete, ad esempio vai su quello del comunicato del sindaco, tanto per iniziare vai su, vai dentro, vedete che ad esempio c'è anche il collegamento, che è il video che ha fatto il sindaco sul tema dei contagi, e volendo già da qua si accede al video
che viene fatto. Quindi vedete come è facilissimo, cioè noi dobbiamo abituare anche, e qua è un altro sforzo che vi chiedo, capisco il discorso di Facebook, però attenzione, Facebook è un mondo, qua sono i vostri cittadini, cioè chi soprattutto ha i suoi clienti, sono i clienti di Montecchio, qua state parlando a loro. Sono un po' insistente, lo so, forse meglio che mi taccia, però veramente se è la classica situazione in cui io credo, win-win, possiamo vincere tutti, ma è veramente importante che ci crediamo. Io spero di, che, insomma, che queste notizie che vi ho dato vi facciano piacere, perché, insomma, ci ho lottato parecchio per avere questi buoni, questo contributo. Ditemi anche voi, poi dopo 5 minuti poi chiudiamo, insomma, se qualcuno vuole dire qualcosa. Vi vedo nella chat, cos'è? Ottimo inizio, grazie, ringrazio Salvatore. Vedevo la Daniela, dice previsto un minimo di ordine personalizzabile per negozio e per le consegne, ma credo che queste siano cose che ogni negozio può gestire a suo modo. Nel momento in cui andate a descrivere e fate il prodotto, ad esempio, adesso non so se Daniela in questo caso sia la Daniela del Pettirosso, credo che ad esempio il prodotto non necessariamente è una cosa, come anche ad esempio parlo della ristorazione, no? Qui abbiamo dei ristoratori, dei bar che fanno servizio. No, come Bruno, come uno gestisce i prodotti libero, il proprio esercizio. Appunto, cioè quello che volevo dire è anche questo, no? Io penso ad esempio, ho visto ad esempio che l'ha già fatto ad esempio Michele del 1010, no? Cioè dove a un certo punto ha creato dei sorti di menù, e quindi a un certo punto c'è il menù che è già un insieme di cose. Penso ad esempio, adesso vedo la greppia, no? Può essere che mette un pacchetto che può essere la singola pizza piuttosto che il singolo coma, può essere anche un pacchetto già compreso, dove c'è già tutto insieme, compreso anche il bere, a un prezzo unico. Pensiamo ad esempio il discorso, adesso appena saremo un po' fuori dalla pandemia, ritorno ad esempio, ma io prendo degli esempi, non prendetelo come oro colato, discorso sempre di 1010 piuttosto che della Liferio Alto, dove casomai organizzano il pranzo a mezzogiorno per chi lavora, io so perché vado a Reggio, quindi adesso sono in lockdown, ma normalmente ci sono, dove a un certo punto si chiamava, possiamo venire in quattro a mangiare alle 13 quando siamo dal lavoro. Ecco, attraverso questo diciamo che uno può scegliere quale menu indicare, normalmente menu a prezzi che vengono definiti, e dire siamo in quattro, alle 13 siamo lì, e quindi quando arrivano c'è il tavolino riservato, dove i quattro arrivano, normalmente si è sempre un po' fretta del lavoro, ma sono pure esempi, è stesso discorso che può essere per il ristorante, che può arrivare a prenotare i tavoli, qui so che su ristorazione stanno anche preparando degli optional in più, ma poi li vedrete voi, cioè per farvi degli esempi, quindi la consegna può essere che io abbia la cassetta della verdura, che vengono fatte, cioè la cassetta X prezzo, dove c'è dentro una serie di cose, è chiaro che dopo vi divertite voi a comporre ciò che volete vendere, cioè. Non so se ci sono altre domande, volentieri, se no io... Ecco, le devo prima la... sempre Daniela, mi pare, dell'Amorosi Group. Sicuramente attraverso, ad esempio, i canali, i post possono essere quelli di promuovere iniziative anche delle news finanziarie, dove al mattino viene messo fuori un post dove date delle informazioni. Entrate in un campo che conosco molto bene, visto che è il mio vero mestiere, non quello di assessore, però può essere benissimo dove al mattino voi fate una sorta di rassegna finanziaria dove vi metto aggiornamento. Tra l'altro, banalmente, si può anche proprio banalmente cambiare l'orario e cambiare i contenuti senza dover rifarlo mille volte lo stesso, giusto Marco? Sì. Io posso cambiare il post, semplicemente cambio la data, metto la data di oggi, cambio chiaramente il contenuto che voglio dare, ma non devo tutte le volte rifare. Quindi se ho ad esempio una cosa abbastanza di tipo recursivo, è abbastanza comodo, no? Per cui ad esempio io posso avere il notiziario del mattino, dove io ogni mattina... Sì, anche cambio... se io consiglio di farne una nuova tutte le mattine, visto che si può copiare e incollare. Sì, però per dirvi ci sono anche varie possibilità. Sì, sì, assolutamente. Dipende se è una cosa che ha senso tenere lo storico, se è una cosa che... Per dire che comunque sono tutte opportunità anche queste,
che possono andare. Ecco, le possibilità sono veramente tante, dopo veramente avete da, solo da sbizzarrirvi, e poi abbiamo il grosso vantaggio che, avendo una società che è qui vicino a noi, che ha intenzione di investire su queste cose, chiaramente va poi anche un po' aiutata, nel senso che noi avevamo sempre detto, il nostro è un prodotto base, però tutte le cose che abbiamo visto stasera sono base, cioè non è poco, però poi è chiaro che si possono anche chiedere delle personalizzazioni, delle cose particolari che andranno studiate con loro, e su quello noi chiaramente non entriamo, insomma, nel senso che dopo sono valutazioni che farete con l'EN. Altre domande? Le abbiamo zittiti? Buonasera, sono Daniela di Amorocitro, animo alla chat. Volevo chiedere una cosa: se volessimo portare altri commercianti, ovviamente in Meta Shop, qual è il riferimento email da dare? Il mio. Per potervi scrivere, per dare dei candidati nuovi, come ci muoviamo? Il mio, Daniela. Il mio è quello di Bruno. Riscrivili in chat la tua mail. E mettici anche la mia, così. La tua bruno.leotti@comune.montecchio.re.it. Roba di più facile, non potevano individuarla. Montecchio.emilia.re.it. Questo è complicato. Ah, poi avevo chiesto un'altra cosa a proposito di mail. Se era possibile avere una mail col dominio, anche forse di Meet Shop, però per esempio amorosigroup@meetshop, cioè è possibile fare questa cosa? Al momento no, e te lo sconsiglierei vivamente, sinceramente. Why? Perché il negoziante sei tu, negoziante, insomma, so benissimo cosa fai, scusami, non volevo dire negoziante, ma perché è giusto che tu abbia la tua mail. No, no, ma io infatti intendevo non di mandarla a voi, cioè se era possibile avere, cioè tipo quando uno apre un sito internet gli danno anche i domini, no, delle mail, anziché avere la Gmail classica che magari hanno tanti di noi, che è più professionale, se avevate previsto di poter personalizzare la mail. Sinceramente al momento no, guardiamo se c'è nell'esigenza. Ok, al momento no, mi era spiegato un po' male, ma spero si sia capito. No, anche se ti consiglierei, comunque sì, cioè nel senso, se riusciamo, volentieri, perché no? Ok, un'idea. No, c'è un motivo particolare per cui lo chiedo, perché spesso scrivendo magari per educazione finanziaria o altre cose, cioè presentarmi con, mi piacerebbe scrivere da dove mi, cioè sul circuito per fare delle cose. Va bene, non c'è problema. Ah, ti capito. Non c'è problema, ne parliamo. Va bene. Grazie. Se può essere utile anche altri, se no fa niente. Sì, certo, assolutamente. Grazie. Prego. Intervengo perché ho sentito. Posso intervenire? Vi rubo solo 30 secondi. Cosa fai ancora qua? No, sono ancora qua, non sono andato via. Allora, chiunque abbia intenzione di partecipare a questa iniziativa è benvenuto. Quindi è chiaro che chi ha volontà di avere un'email che dopo la chiocciola mette meetandshop.com parla a nome di Meet & Shop, ma è assolutamente il benvenuto. Quindi noi siamo aperti. È chiaro che Marco questa cosa ha risposto in una logica di essere pro negoziante, ma attenzione, perché chiunque ha il desiderio di partecipare a questa iniziativa per produrre contenuti non solo è benvenuto, ma addirittura noi abbiamo bisogno di persone che mettano la loro professionalità a disposizione del complesso del progetto. Quindi io rispondo che questa cosa la possiamo benissimo fare. Dobbiamo trovare una chiave, quindi inserire il contributo all'interno di qualche cosa di veramente reale e che possa arricchire tutto il portale. Sì, perché sembra un'azienda, capito, Cristiano, così. Cioè, come se fossimo parte di un'azienda, abbiamo un dominio che chi vuole fa parte un po' della comunicazione del brand, era quello che volevo dire, tutto lì. Noi in questo momento abbiamo ovviamente attivato un range limitato di email, però si può estendere tranquillamente, e quindi l'augurio è che questa tua iniziativa, che a me piace molto, si possa estendere. È chiaro che bisogna trovare una codifica specifica
perché noi stiamo producendo qualche cosa che dal punto di vista commerciale è un market shop, quindi si allarga a 1000 potenziali prodotti, ma dal punto di vista contenutistico deve parlare della nostra terra. Quindi è necessario che chiunque sia attivo nel cercare di far crescere la piattaforma abbia la sua collocazione. Nel tuo caso potrebbe essere la tua attività non tanto da un punto di vista commerciale, ma da un punto di vista consulenziale o comunque informativo. Sì, grazie. Spero di essermi spiegata. Grazie mille. Ok, grazie a te. Grazie. Ultima domanda, se qualcuno, altrimenti ci salutiamo qua. Vedo. Spero che la serata vi sia piaciuta, nel senso che insomma di cose ne abbiamo dette tante. Vedete che ci stiamo credendo parecchio su questa cosa. Sia l'ente, secondo me, ci sta veramente lavorando tanto. Quello che vi invito è proprio è diffonderla questa cosa. Cioè, l'obiettivo non è che se ci siamo in di più ci portano via del lavoro. Cioè, qua più siamo, più lavoriamo tutti, perché più cresce la comunità, più diventa importante, più la possiamo diffondere. Ecco, a livello di cittadini, stesso discorso, cioè se voi avete clienti, io so che ad esempio qualcuno di voi lavora, fa mercati a Reggio e ha dei clienti a Reggio, potete benissimo dargli l'accesso, cioè che si accedano come cittadini, vi possono fare le prenotazioni e quando andate a fare il mercato arrivate già con la roba pronta da consegnarvi, cioè non è legata al territorio, cioè i cittadini possono benissimo essere gente di Reggio, di Cavriago, se avete clienti che vengono normalmente a farvi spesa da fuori comune, non è un problema, dategli il fogliettino, se si registrano e lo fanno conoscere, ben venga, ecco, cioè questo, cioè mettiamoci della fantasia, ecco, per fare sia allargare come esercizi, ma anche per diffondere questa cosa, perché più sono gli utenti che entrano, che lo usano, e più chiaramente diventa appetibile la cosa. Io non ho altro. Io do un saluto a tutti, anch'io vi lascio. Grazie. Aggiorniamo, se avete bisogno la mia mail ve l'ho lasciata prima. A presto. Perfetto, grazie a tutti. Buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie Alberto. Grazie Assessore. Bene, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.